Buonasera a tutti, benvenuti in questa nuova puntata di Nerd Caffè Live, dove andiamo a parlare settimanalmente delle news uscite in settimana, cioè confrontarci con vari ospiti, con varie persone, con vari appassionati, con vari esperti, con vari, come volete voi. Sì, non sono preparato stasera, non l'avete già capito. E 19ª puntata, tra l'altro, buonasera ad Hatton the Cosplayer, buonasera. Mi ha fatto prendere il filo, tra l'altro, stavo dicendo che non me ne ricordo più, 19ª puntata, Nerd Caffè Live. Tra l'altro oggi è anche il 19, quindi cade anche a fagiolo, 19ª puntata sul 19, adesso arrivo anche a salutarvi. E vi ricordo le solite pappardella, sito internet www.nerd-caffè.it, il nostro sito ufficiale dove è il cuore di Nerd Caffè, dove potete trovare tutti gli articoli, tutte le news, tutte le recensioni, tutto quello che volete che pubblichiamo. Inoltre vi ricordiamo i nostri social, quindi Facebook, Instagram, Twitter e il canale Telegram, dove le notizie che abbiamo appena pubblicato sul sito vengono condivise in tempo reale anche sul canale Telegram, quindi siete aggiornati al 100% appena uscite. Vi ricordo anche che se volete essere ospiti, tra l'altro, con Nerd Caffè Live, venire a parlare dei vari argomenti della settimana il mercoledì sera, scriveteci un messaggio sui nostri social, Facebook, Instagram, noi vi mettiamo nel gruppo WhatsApp di vari ospiti che ci sono in puntata, e in base alle vostre cose, se volete venire alle vostre disponibilità di tempo di giorno, venite insieme a noi a parlare di quanto è uscito in settimana, a confrontarsi delle notizie. Sto andando molto a braccio stasera. Prima di presentarvi l'ospite di stasera, intanto salutiamo, risaluto Adam the Cosplay, che finalmente ci vede in live. Mi ricordo che è la prima volta forse che ci vede in live. Ditemi innanzitutto se funziona tutto bene stasera, se si sente, si vede bene tutto. Ma introduciamo l'ospite di questa sera, un ospite che non avete mai visto, prima volta in Nerd Caffè, il verginello per Nerd Caffè, quindi dobbiamo aiutarlo, è timido ragazzo, perché è un po' che non è abituato a venire in live con noi. Signori e signori, adesso devo cambiare, stasera proprio sono qua a testa fuori. Signori e signori, diamo il benvenuto per la prima volta come ospite a Nerd Caffè Live, il signor Marius. Buonasera. È un onore e niente. Benvenuto. Grazie, so che grazie. È la prima volta che ci vediamo, grazie. Ci sentiamo. E così. Allora. Dovrebbe in teoria arrivare anche un altro ospite, in teoria, ma conoscendolo sicuramente ha trovato un funerale in strada, perché conoscendo solo lui succedono i suoi ritardi puntuali, quindi vediamo se arriverà stasera durante il viaggio che andiamo a fare, quindi di corsa su, se arriverà noi lo buttiamo dentro. Bene, bando le ciance, cominciamo subito la puntata parlando che io non ho preparato l'immagine da condividere perché sono un genio, ma subito, allora, intanto vedete anche robe che non dovreste vedere, così vedete anche un po' il backstage, ce la faccio, non ce la faccio, e questa sera è stata fretta e furia, per colpa di un androide. Allora, adesso arrivo da voi. Intanto Marius intrattenga i nostri ospiti con una canzoncina piano, intanto che preparo le immagini, che non le ho preparate, le lascio prima pagina, intrattenga il pubblico, grazie. Intanto la mia fotocamera sta andando fuori fuoco. Mi senti? Ci racconti un po', intanto che preparo l'immagine, ci racconti un po'... Sì, io lo sento. Ci racconti un po' come è andata a Bologna. Vadi. Bene, bene, molto bene. Non funziona. Come non funziona? Io ti sento.
Mi senti? Sì, anch'io passando dicevo. fuori fuoco, Madonna, ok. Bene, questa sera mi sa che sarà una puntata molto ma molto interessante. Intanto è arrivato anche il terzo ospite della puntata, signori e signori, puntuale con il suo ritardo, tra l'altro è molto in anticipo per il suo ritardo, abbiamo Beppe. Buonasera a tutti ragazzi. E naturalmente buonasera, non si sente. Buonasera. Sì, si sente. Ah, oh, perfetto, eh. Ho paura che non mi si sentisse. No, io voi mi state bene? Diteci c'è. Voi che state in live, come sta andando la live? Perché io vedo un ritardo di loro due. E Nebbia nella camera di Marius. Ecco, bene, adesso ci siamo. Benvenuti, benvenuti. Dovremmo funzionare, partiamo. Dovrebbe andare tutto bene. Ci siamo, via, partiamo. Quindi, parliamo del primo argomento della serata, prepariamo il parliamo di Venom 2. Perché andiamo a parlare di Venom 2? Perché sono attrappelate delle immagini, o meglio, partiamo un attimo in ordine. Sappiamo chi ha visto Venom 2, spoiler, per chi non l'ha visto, alla fine arriva un personaggio, viene introdotto un personaggio nei scene post-credit, che si viene a capire che, bene o male, nel futuro di Venom ci sarà Carnage, riapparirà Carnage nel mondo di Venom. Quindi vediamo questa bellissima foto alla vostra sinistra del personaggio che sarà Carnage, con quella specie di, onestamente, parrucchino che, ok, non mi ha convinto per niente. Io intanto tolgo un attimo il banner perché altrimenti non si vede la bocca del buon Beppe. Ma andiamo a parlare ancora di questa cosa qua, perché è uscita una foto nuova, sempre con il stesso personaggio, con il stesso attore, che le riprese di Venom 2, che tra l'altro ricordo che sarà girato da il buon Gollum del Signore degli Anelli, quindi Andy Serkis, sarà diretto da lui Venom 2, quindi vediamo il buon Carnage in borghese, chiamiamolo così, che non è ancora Carnage, ma è ancora la persona umana, con finalmente una, diciamo, un look, una pettinatura un po' più normale, diciamo, no? Un po' i giorni nostri, non più quel parrucchino ricciolone che sembrava quasi... Non mi viene in mente il nome del comico italiano, quello che dice mamma mia, vabbè, bando alle ciance. Quindi, questa è la prima foto che si vede di Venom 2, vediamo cos'è. Venom, per quanto riguarda me, Venom è stato un film, ormai vabbè, vedremo il Venom 2 se sarà un po' meglio o no. Bando alle ciance, vi lascio la parola, voglio lasciare per prima parola a Beppe. Allora, che dire, Carnage... Sì, un personaggio che mi è sempre piaciuto ancora quando giocai la prima volta al primissimo gioco di Spider-Man della PlayStation. Vabbè, per buttarlo fuori dovevano buttarlo fuori, sennò non poteva finire così la storia di Venom, doveva esserci, diciamo, il suo antagonista. Come attore lo vede bene nell'interpretare? Sì, come attore secondo me lo vedo parecchio bene, come in versione cattivo. Marius? Allora, io non me ne intendo tanto di Spider-Man, sinceramente. Carnage so che ce l'ho sentito parlare, ho letto qualcosina sui fumetti e ci sta. Per quanto riguarda il personaggio, Woody Harrelson, che è un personaggio che ammiro per tanti ruoli che ha fatto, soprattutto True Detective, non so se l'avete mai vista la serie. Sì. È una serie pazzesca e lui ha interpretato il personaggio in maniera, in questo caso, però secondo me non lo so, perché, cioè, a me sembra strano, anche perché lui è un tipo molto alla poliziotto detective, cioè l'ho sempre visto su quel rango.
vederlo proprio come villain in un cinecomico, non lo so. Però, oddio, dalle prime immagini sembra che ci stia, tra virgolette. Si vede che è dimagrito, penso apposta per il personaggio, e eccetera. Poi lo sguardo pazzo l'ha sempre avuto, quindi si vedrà. Beh, se ricordiamo la scena precedente, solo questo sguardo qua dice tutto. Infatti. Cioè, a prescindere dal parrucchino. È il limite, diciamo, del trash, però è anche abbastanza inquietante. Allora, intanto il nostro buon Attan the Ghostplay, Ghostplayer, non riesco a entrare in tempo e quindi mi perdo spesso la live. Vai tranquillo, mi colgo l'occasione anche per dire che il mercoledì sera alle 21.30 siamo in diretta, in live, quindi se volete scriverci i commenti che rispondiamo a video potete farlo il mercoledì alle 21.30, invece il giovedì alle 21 la live è premierata sia su Facebook che su YouTube in contemporanea, quindi potete recuperarla, dopo resta fissa nei canali nostri in Nerd Caffè Live. Intanto Attan dice Carnage è parecchio, ma parecchio più violento di Venom. Per cui il film dovrebbe sottolineare e dovrebbe avere delle scene pesanti. Sì, concordo con lui, ma ormai abbiamo, diciamo, capito che il mondo di Venom, ci hanno presentato il Venom come ce l'hanno presentato, praticamente non violento, un antieroe, no? Mi ricorda un personaggio che comincia con la J, ma vado, mi fermo qua, non pronuncio il nome. Ho fatto un voto di non pronunciare più quel nome. Però ormai sappiamo che sarà, penso, nella stessa linea del primo Venom. Speriamo che si colleghi a Morbius, che si colleghi anche i futuri film della Sony. Quindi vedremo, sono curioso, anche perché nel primo film già vediamo i cattivi di Venom, che non si capisce niente nel combattimento, quindi vediamo se il buon Andy Serkis farà qualcosa di decente o no. Passiamo al secondo argomento della serata e parliamo della mini clip uscita in settimana, mi se non sbaglio a San Valentino, e per di Stranger Things, o meglio della mini clip che è uscita a San Valentino dalla Russia con amore, tra l'altro citato, e parliamo della clip di Stranger Things. Adesso lascio la parola a Marius e dopo arrivo io. Che dire, era inevitabile, secondo me. Comunque, allora, prima di andare a parlare del colpo grosso, chiamiamolo così, e non è il colpo grosso che c'era una volta con Smaila, ti aspettavi che uscisse un trailer che spoilerava così tanto, secondo te? No, assolutamente no. Cioè, due sono le cose. O è una genialata, nel senso che questa scena ovviamente non ci sarà, oppure se ci sarà, sarà un flashback e lui veramente è morto, oppure sono dei, cioè sono caduti in basso, perché Stranger Things è sempre stata una serie con colpi di scena, con molto, una serie intelligente, diciamo, non le solite, con i soliti cliché, con le solite cose. Se veramente così, come penso, un po' paura, vuol dire che è caduta abbastanza in basso, soprattutto con le, cioè molto prevedibile, ecco, per quanto riguarda quel senso. Beppe, senza dire cosa appare, cerca di stare un po' sul vago. Sì. Dopo ne parliamo. Diciamo che non me l'aspettavo così palesemente questa entrata in scena, mi è sembrata abbastanza una forzatura, mi lascia, diciamo, un punto di domanda, cioè, come ha detto Marius, è da vedere se è stata messa così tanto per metterla come scena o semplicemente magari un flashback, ma mi pare strano, perché se Stranger Things 4 dovrà essere ambientato, comunque penso in Russia alla fine,
lascia un bel punto di domanda. Stiamo andando a parlare che è stato svelato che nel mini clip vediamo un buon Hopper con una tenuta da palla di lardo stile Full Metal Jacket. E questa per me è stata una genialata, nel senso, è stata una genialata svelarlo adesso, perché così sono a posto, nel senso che adesso possono svelarci benissimo tante altre cose, ottenersi nascosto tante altre cose. Mostrandolo ci hanno detto praticamente è vivo, cosa che mezza gente pensava che vivo, mezza gente che era morto, e tanti pensavano che meglio stesse morto, e tanti pensavano che meglio che stesse vivo. Io dal mio punto di vista era meglio che stesse morto, cioè era finita, era degna fine, bella fine, però vabbè, sappiamo che le cose che hanno successo prima o poi vengono influenzate dai Money. Però da un lato conosco come una genialata, perché così ci dicono: guardate, Hopper è vivo, siete a posto, adesso questo dubbio, questo sei vivo, no, apparirà, no, apparirà, apparirà alla fine, dov'è, chi, no, eh? Ci hanno detto, sì, guardate, è vivo in Russia, fine. Quindi diciamo che ci hanno tolto già il dente, ok, il dente magari per tenerci nascosto qualcos'altro di un po' più succoso, no, grosso, ma un po' più succoso. Io la vedo da questo punto di vista, nel senso così. Voi? Lo aspettavate, cioè, nel senso... Da una parte ti do ragione, però dall'altra... Cioè, lo trovavo più giusto se non mettevano una vera fine alla terza. Cioè, la clip quella dove dice è l'americano, eccetera. Che già là uno dice... Cioè, adesso boh, ha detto l'americana così, non può essere che sia vivo, eccetera. E se non mettevano quella scena e lasciavano proprio l'impressione allo spettatore che fosse morto, che fosse veramente morto, e dopo appariva questa scena, e secondo me era meglio, perché c'era più il punto shock, il punto sorpresa, no? Invece così già un po' lo sapevi, magari... Come hai detto te, lo speravi di no, però sai com'è, purtroppo è così, e quindi è capitato quello che si temeva, insomma, cioè che fosse ancora vivo, e che mi sembra strano da una serie come Stranger Things essere così prevedibile, tutto qua. Che adesso poi magari, che hai detto tu... Cioè, prima tu hai detto una cosa molto interessante, nel senso, potrebbe essere anche un'immagine, magari non del presente, quindi attuale, ok, ma magari un flashback. Un flashback oppure una scena che non c'entra col... Cioè, che lui in realtà sia veramente morto, ma una scena a tranello, diciamo. Non è neanche... Però mi sembra strano, però... Perché comunque... Allora, nell'immagine lui comunque è un po' pelato, è abbastanza pelato. È pelato. Poi sono due, o era pelato in un flashback precedente, oppure è rimasto senza capelli dopo l'esplosione. E la domanda da porsi è: come minchia ha fatto allora, a sopravvivere intanto, con l'esplosione? Intanto non è pelato, ma è rasato. Rasato, beh. È una bella differenza, perché se non ricordo male, adesso non riesco a recuperare il video, il trailer, mi pare che anche con gli altri che stanno lavorando lì, mi pare che sono rasati, quindi sembrerebbe quasi un campo di concentramento, no? Sì, un campo, essere... un campo di lavoro può essere, sì. Esattamente, tra l'altro si potrebbe collegare la quarta stagione a un grande altro evento che è successo in quegli anni. E parlo di Chernobyl. E parlo di Chernobyl, e quegli anni, bene o male, c'era Chernobyl in Russia, se non ricordo male. Quindi, volendo, potrebbero incastrare qualcosa degli eventi di Chernobyl con la quarta stagione. Io ve la sparo così, non ho ufficializzato niente, però... Non sarebbe male. Però... Comunque, cioè, dico quello che ha detto Beppe anche. Come ha fatto a rimanere vivo dopo quell'esplosione?
Cioè, io posso capire che c'era magari ancora il varco ancora aperto, però è esploso, l'abbiamo visto, cioè lui in un nanosecondo non è che poteva buttarsi sul varco, che cavolo ne so, teletrasportarsi tipo Goku. Cioè, è una cosa, boh. Cioè, noi l'abbiamo visto che era là, un secondo dopo, un secondo neanche, è esploso tutto, ma è esploso proprio. Però Come è non si vede il corpo. sopravvissuto? Però non si vede il Non si vede corpo. il corpo, però cioè, lo vedi e subito dopo c'è l'esplosione. È Ma quello che... penso che ce lo andranno a Ma... spiegare. Cioè, sì, Spero, perché sennò... non penso che facciano la formula Star Wars episodio Palpatine, 9. infatti. E ci stavo proprio Praticamente. pensando adesso. Non penso, spero, almeno lo spero. Però vediamo, vediamo, vediamo. Bene, partiamo con l'argomento più succoso della serata. È stato un colpo che nessuno se lo immaginava. Si sto prendendo tempo, se no avete capito, perché non ho preparato la cosa. Una sorpresa inaspettata. Che nessuno sapeva che usciva, che era stato annunciato, però è stata una sorpresa che effettivamente, per quanto mi riguarda, mi ha gasato ancora di più di quello che si sapeva già di questo film. E sto parlando del film, Beppe. Suicide Squad Esattamente, hai sbagliato, ma sto o parlando di Batman, The ok. Batman. No, era uno dei due, C'eri cioè, quasi, dai. io giro la foto, ma boh, era una delle due. perché? Tra l'altro, non vorrei far notare che c'è anche il titolo sulla live che parliamo di The Batman. Lei è fermo magari di tempo fa di una live, di una puntata fa. Bando alle ciance, è uscita questa bellissima notizia, o meglio, Matt Reeves, regista del prossimo The Batman, ha pubblicato online il video di Robert Pattinson nei panni del Cavaliere Oscuro. E possiamo quindi dare un primo sguardo al nuovo costume di Batman. È una clip con tanto di musica, quindi abbiamo anche la colonna sonora, se non ricordo male, non mi ricordo che ha fatto quel momento di colonna sonora, amnesia totale, ma possiamo sentire il tema, diciamo, di questo nuovo Batman. Possiamo vedere la nuova Batsuit, o meglio, una oppure quella non si sa della Batsuit del nuovo Batman di The Batman. Sapete già, ne abbiamo già parlato nelle puntate precedenti. Per quanto riguarda questo film, io sono gasato mille. Sapete che io amo il mondo di Batman. E fino adesso, dico la verità, stanno buttando fuori cose fighe, 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 fighe. È uscita sta benedetto filmato che vediamo la Batsuit, vediamo nel particolare vediamo la maschera, vediamo anche lui, il famoso mento, no? Che dicono che Batman deve avere un mento particolare per mettere sul costume di Batman, e devo dire che è assolutamente approvata. Tra l'altro vediamo anche questo specie di, come se possiamo chiamarlo, sul collo, di non collarino, ma di quella cosa che ha sopra il mantello, che mi viene in mente il nome, scrivetemelo in caso. Collare tipo sì, Sì, tipo di. Oddio, quella camicia, come si chiama? collo tipo Il colletto, eccolo là, il colletto. colletto. Vediamo questo nuovo colletto. E tra l'altro, vediamo anche un'altra cosa molto interessante. Vediamo anche il logo sul petto che ha. Qua. Ma ne parliamo subito dopo che ho sentito i due ospiti cosa ne hanno visto. Io dovrei ricordarmi cavare il bande perché sennò non ce ne saltiamo fuori. C'è una bellissima teoria, ma ve la dico dopo. Quindi diciamo che So già la teoria, qual come è? Comunque. sì, lo so, c'è già la teoria in rete che dice che anzi, ve la butto già così poi vi lascio parlare a voi. La teoria, signori e signori, del logo del petto di Batman
si vocifera, non è ufficializzato niente, che sia stato fatto in metallo, ma con il metallo della pistola che è stato, sono stati uccisi i genitori di Bruce Banner. Vabbè, di Bruce Wayne. Banner è Hulk. sempre supereroe. Quindi sembrerebbe che lui, sempre Bruce, abbia voluto farsi lo stemma con il metallo della pistola fuso. Questa è una teoria, perché è una teoria presa da un fumetto che evidentemente non ho preparato l'immagine, ma vediamo che Batman mette sotto lo stemma del fumetto, era quel logo famoso giallo col pipistrello alla stile Tim Burton, il metallo della pistola, come dire che venga protetto. Questa è una teoria. Quindi io vi dico che, dopo vi lascio la parola, per me mi ha stupito, mi ha gasato tanto di più, compresa la musica di sottofono con il tema, e se notate un pelo il tema, un po' all'inizio, ha una certa somiglianza con il tema dell'impero di Star Wars. Sembra quasi quello. Non capisco la scelta del colore di sfondo, questo rosso stile Daredevil, onestamente, sembra giustamente per coprire il colore del costume, quindi possiamo sapere se è un nero, se è un grigio, se è un blu barra grigio. Sappiamo che Batman ha vari costumi, ha vari colori, quindi diciamo che questo rosso copre ancora bene o male il colore effettivo della suite di Batman. Si può vedere la maschera molto facciale, parte del naso che sembra quasi in pelle, quindi molto carina sta cosa. Quindi a me mi stupisce, mi ha stupito tanto. Una cosa strana che non vediamo sono le orecchie. Quindi sappiamo che ogni costume di Batman, le orecchie in particolare, che non è da buttare, quindi ha le orecchie lunghe, ha le orecchie corte, non si sa, non si vedono. Però penso che le orecchie siano abbastanza fighe come dettaglio. Vedremo quando uscirà qualche immagine ufficiale. Intanto in rete, tra l'altro, tanti hanno già cambiato i colori, hanno modificato la foto per far vedere il colore. Prima di lasciarvi la parola a voi, però, per me è promosso. Questa immagine mi ha gasato di più. E Robert Pattinson per me è promosso a pieno sulla tuta di Batman. Che tra l'altro, ricordatevi che Batman ha 1000. Quindi non sappiamo se magari questa è la prima tuta, la seconda tuta, la terza tuta. Aggiungo ultima cosa, che gli eventi di Batman che nel film vediamo sono esattamente il secondo anno di, chiamiamolo, lavoro di Batman a Gotham. Quindi è già un anno che lui è Batman, nel secondo anno vedremo gli eventi che vedremo nella pellicola. Prima di lasciarvi la parola a voi, leggiamo un attimo il commento di Attan che dice... così copriamo perfettamente Beppe, sarebbe una bella teoria e mi piacerebbe sinceramente, però c'è una cosa che continuerò a criticare e non riguardo solo Batman, e non perché ce l'ho con lui, anzi lo adoro. Non ho capito a cosa si riferisce. Manca la cosa che devi criticare. Sì. Esatto. Adesso lo starà scrivendo. Ethan, scrivelo e via. Intanto lasciamo parola a Marius, vai. Allora, cominciamo con Robert Pattinson. Robert Pattinson è famoso ovviamente per Twilight. E allora, io ho odiato Twilight come tanti altri, eccetera, però, secondo me lui è un buon attore. Lo dico perché per altri film che ha fatto, ovviamente. E come ad esempio Cosmopolitan, aveva fatto un film sulle Torri Gemelle, mi pare, non mi ricordo come si chiamasse, però ha volendo fatto un film che non è uscito in Italia, ma mi pare è uscito in un video che mi ha stupito tanto, ma non era uscito in Italia, adesso non mi ricordo il nome, ma lo recupero. Tu prego, vado avanti, dopo gli dico. Poi sì, c'è anche Lighthouse ad esempio, che è stato anche nominato agli Oscar come miglior regia, mi pare. E niente, cioè, secondo me, volendo, lui sa recitare. Poi ovviamente dipende anche dai ruoli che gli fanno e che gli danno e tutto quanto. Chiudo parentesi sull'attore. Allora, quando ho visto il video sono rimasto un po' così. Allora, secondo me
Ci sta, nel senso, essendo un Batman più giovane, quindi non deve avere i muscoli di Bane oppure di quell'altro, di Ben Affleck, o diciamo che è ancora agli inizi. Tra l'altro, notizia uscita oggi ufficiale che il buon Ben Affleck ha ufficializzato che per colpa dell'alcol ha abbandonato Batman. Ufficializzata oggi. Avevo letto. Chiusa parentesi. Prego. Vabbè. E niente, Si cioè, sapeva, secondo me si sapeva. sì, vabbè, alcolizzato, bastardo. Comunque, sì, praticamente ci sta. Cioè, anche a me mi ha dato l'impressione molto di un Daredevil. Il mascellone c'è, quindi questo ci sta. Io l'ho trovato perfetto. Poi ricordiamoci sempre che non si tratta di solito Batman, è un Batman giovane, è il Batman detective, tra virgolette, quello dei fumetti, quindi sarà, diciamo, un pelino più diverso dai soliti Batman. Siccome Pattinson ci sta, per quanto riguarda il costume, allora, secondo me non sarà quello definitivo. Perché, a parte che neanche Reeves l'ha detto quando ha messo il video, l'ha messo come test, diciamo. Quindi Sì, c'è stato. è una prima visione del costume di Batman, ma non è detto che sia quella definitiva. Infatti mi sembra un po' strano, perché solo la maschera davanti. Come ha fatto notare prima anche Stefano, manca a parte le orecchie, ma è sembra in pelle, cioè è fatta veramente, mi ricorda la prima maschera di Daredevil, cioè molto amatoriale, fatta in pelle, quindi non antiproiettile, non, cioè veramente sembra una cosa di un Batman inesperto e alle prime armi. Per la cosa a parte che con quell'armatura mi piace tantissimo, perché vabbè, colletto, mantello, eccetera, eccetera, ma lo fanno comunque un pochino più grosso. Sappiamo che Robert Pattinson non è che abbia il fisicaccio però quell'armatura secondo me gli fa il fisico un pochino più grosso e ci sta. E anche là non si sa di che materiale è, se fa antiproiettile, se sì, se no. Secondo me sarà una delle prime e basta. E per quanto riguarda la storia delle pistole, secondo me già vedendola così a primo impatto sembra veramente le parti sotto, vicino, più interne alle ali. Sembrano veramente come si chiama quell'affare della pistola? Che tiene la Il mano. manico, sembra tipo il manico di una pistola. Già vedendola così. Poi, sì, secondo me è vera quella teoria è già qua, secondo me parte in quarta. Perché per Diciamo tutti i che se fan. fosse veramente bella questa teoria qua, che il logo viene fatto con il metallo della pistola che sono stati uccisi i genitori di Bruce Wayne, sarebbe strafigo, perché si collegherebbe proprio come nel fumetto che è stato citato in un fumetto che era proprio veramente così. Sarebbe una bellissima idea, sarebbe una bellissima chicca da vedere. Beppe? Anzi, prima di farti per Beppe, se no ci prendiamo il commento, mi fermo un attimo. Ethan ci dice giustamente la critica che faccio è che con milioni di personaggi, sia DC che Marvel, quando si tratta di fare un film, lo fanno sempre e solo sul personaggio più iconico e di rado su qualche secondario. Ti lascio la parola a te, Beppe, per quanto riguarda il Batman, e dopo rispondiamo a Ethan per il commento. Allora, che dire, riguardo l'attore, sapete già, diciamo, cosa penso, ma che piaccia tantissimo,
magari mi baso sempre riguardo Twilight, Harry Potter. No, per recitare male non recita male, però sono gusti. Però sotto questo costume non mi dispiace. Un costume diciamo abbastanza praticamente amatoriale, perché anche la parte del viso sì, non sembra diciamo come la testa in metallo, ma sembra quasi pelle. La poi cosa la parte interessante di vedere questo, la parte della facciata del costume, cosa interessante in confronto a quello che abbiamo sempre visto, è che sembra veramente cucita. Se vedete la parte dell'occhio e parte anche del naso, vediamo le cuciture, no? Quindi veramente sembra quasi cucita, quindi fatta a mano, no? Possiamo dire. Sì. Non come, se non ricordo male, sul Batman di Christopher Nolan, di Nolan, che alla fine, se non ricordo male, lui si fa prendere in Cina, mi pare, la mascherina dalla Cina, poi se la modifica. Quindi è molto più artigianale questo costume, sembra proprio fatto artigianalmente, no? Cosa che è molto più figa. Gli dà quel tocco un po' più casareccio che ci sta a Batman. Prego, scusa se ti ho interrotto, Babbe. No, tranquillo. E questa maschera sì, mette comunque in risalto il mento, i zigomi, cioè abbastanza accentuati, diciamo, quelli che dovrebbero essere. Come dicevi tu delle orecchie, potrebbe anche essere che ci sia una parte superiore che comunque non si vede. La parte inferiore non l'ho mai vista. Boh, ma ha detto che in teoria non ci sono, quindi no, ho detto anche... che ci sono, ho detto che ci saranno, okay. Devono essere, altrimenti non è Batman se non ci sono le orecchie, ma non si possono capire se saranno corte o lunghe. Nel videogioco famoso di Arkham sono belle lunghe, ok? Quindi è una cosa che caratterizza il costume di Batman, le orecchie. Però qua non ce li mostrano, no? Quindi rende la cosa molto più curiosa. Sì. Anche riguardo il logo, io sono convinto che quella teoria che abbia usato la pistola usata per uccidere i suoi genitori dovrebbe essere corretta. Verso l'interno, cioè verso l'interno del logo, cioè sembra quasi il manico della pistola. Ecco, ma non mi veniva prima il manico. Sì, il manico, adesso non mi ricordo se è il termine corretto, ma ci siamo capiti. Quello che è, sì. Sì, secondo me magari hanno usato, cioè, questa cosa della pistola. Adesso non so bene come spiegarmi. Per fomentare i fan, tipo. Sì. Ricordiamoci, fermi tutti, questa teoria qua è stata messa in rete dai fan, nessuno ufficialmente ha dichiarato che è presa qua. Diciamo che la gente, i fan veri, propri, vedendo queste immagini qua, si sono immaginati che abbiano ripreso, omaggiato, diciamo così, una cosa del fumetto. Cosa che potrebbe esserci. Secondo me sarà il 99% vera, perché se vedi le luci sono fatte apposta, messe là, esattamente sui manici delle pistole. Quindi, cioè, secondo me Reeves l'ha fatto apposta questo video per far partire le teorie dei fan e parlarne. Infatti ne stanno parlando tutti, come, cioè, alla fine è una genialata. Ma secondo me hanno voluto proprio usare proprio la pistola come per dire che Batman utilizza altri metodi per combattere il crimine anziché usare una semplice pistola anche. Sì, oppure come la cosa dei pipistrelli, che lui è andato a affrontare, cioè, la sua paura che aveva da piccolo erano i pipistrelli, è diventato praticamente, tra virgolette, un pipistrello, cioè è diventata la sua paura, uguale penso le pistole, cioè, abbiano lo stesso... Come dire, anche io non ho bisogno di una pistola per combattere il crimine, non ho bisogno, la usa diciamo come di protezione. Ricordiamo che Batman non uccide mai, in teoria, nella teoria di Batman non uccide mai i suoi avversari,
è proprio una sua legge, e non usa mai armi da fuoco per uccidere le persone. No. Se guardate bene, tutti i suoi gadget non hanno niente che spara, pistole, roba. E contro la politica di uccidere persone con armi da fuoco. Io volevo farvi vedere questa immagine del fumetto, se riesco a caricarla, che confronta con la teoria che dicevo della pistola. Allora, se riesco a metterla qua, intanto che carico la foto, da Marius, che magari aveva cominciato il discorso per quanto riguarda Bologna, giusto qui 10 minuti ci dice come è stato Bologna Nerd, e dopo rispondiamo a Itan per quanto riguarda il suo commento. A te. Ok, e dopo mi sa che vado anch'io, perché oggi mi sa che devo andare un po' prima. Allora, Bologna, che dire, ho fatto un po' di foto, tanti cosplayer, molto grande, per quanto riguarda gli stand, le cose, è immenso. Cioè, non mi aspettavo fosse così grande, e, cioè, penso sia la più grande in Italia per quanto riguarda gli stand, lo spazio proprio utilizzato. Più grande del cartone per gli stand, in teoria sì, forse sì, e quindi sì, un paio di volte mi ci sono perso anche, quindi è grande. E niente, a parte che l'ho girata poco, perché alla fine sono stato più dietro alle foto, a fare le foto, quindi mi trovavo con i cosplayer, e per quello mi sono perso un paio di volte. E per il resto, per quel poco che ho visto, è una bellissima fiera. Perché c'è anche magari tra un padiglione e l'altro un po' di giardinetto, sì, giusto così per prendere aria, niente di che, però. E ovviamente è organizzata molto bene, quello sicuramente. Ci sono padiglioni dove c'è solo un palco, quindi ovviamente ha cantato Cristina D'Avena, Giorgio Vanni, eccetera, eccetera. Sì, la cosa bella, diciamo, che ha avuto un sacco di ospiti, ma tantissimi, che io purtroppo non sono riuscito a vedere e che volevo vedere, tipo Yotobi, Karim, e tanti altri, cioè ovviamente Giorgio Vanni, tutti i cantanti, Cristina D'Avena, i disegnatori, i mangaka, eccetera. Ce n'erano veramente tantissimi. E cosplayer internazionali, allora, ovviamente. Recuperata l'immagine, adesso ve la metto a video. Tac, questa è l'immagine del fumetto. Giustamente, magari se mettiamo noi quattro, che cita che con la pistola lui prende la pistola, il metallo, la pistola, vedete nell'ultima quarta quadrata tutta a destra, lo mette sotto lo stemma del Batman, quello vecchio, il famoso, chiamiamola, tiro a bersaglio giallo con il logo del pipistrello. Quindi potrebbe essere una bellissima citazione al fumetto. Rispondiamo al commento di Itan, dopo possiamo andare chiudendo la puntata, se avete commenti e tutto. Leggo il commento: la critica che faccio è che con milioni di personaggi, sia DC che Marvel, quando si tratta di un film lo fanno sempre solo sul personaggio più iconico e di rado su qualche secondario. Io ti rispondo così, Itan, dicendoti che purtroppo sappiamo benissimo che il cinema è lavoro, quindi di conseguenza se tu mi fai un film su un personaggio che non è conosciuto da tantissimi, la gente non va a vederlo. Di conseguenza il film incassa poco, di conseguenza i film non li fanno. Purtroppo bisogna giocare su questo, devi fare i film con dei nomi che attira già col nome il persone a vedere il film. Infatti per esempio, questa cosa qua apro una parentesi, il film di Harley Quinn in America. Arrivando a quello, guardate, settimana scorsa il film di Harley Quinn, giustamente il titolo era Big Bad, le meravigliose, se non mi ricordo tutto il titolo, di Harley Quinn. Adesso, perché sta facendo un flop totale quel film, a me mi è piaciuto, ne ho parlato la puntata scorsa,
il titolo è cambiato, sarà Harley Quinn in primo piano, perché così la gente va un po' più al cinema, sperando che vada più al cinema. Quindi il titolo vuol dire tanto per portare la gente a vedere il film. Di conseguenza il film, ricordiamoci, è che è lavoro per le case di cinema. Quindi di conseguenza guardano gli incassi. Prego, a voi la parola. Marius, che deve andare. Sì. Sì, io dico l'ultima cosa, sono d'accordo con te. Purtroppo il cinema non è solo film d'autore, non è solo arte, non è solo, è anche cinema di intrattenimento, quindi stiamo parlando di effetti speciali, cinecomics, eccetera. Purtroppo, tra virgolette, anche questo è cinema. E soprattutto questo genere di film fa andare avanti il botteghino e i soldi che arrivano per poter produrre altri film dopo. Quindi ci deve essere anche questa pubblicità, sponsor e il nome, come ha detto Stefano, conta tantissimo in questo caso. Basta vedere Joker, tra virgolette. A parte il mio parere, che lo sapete già, è un film della Madonna, eccetera, però ammetto che se si fosse chiamato in un altro modo, diciamo, molta meno gente sarebbe andato al cinema a vederlo. Tanti sono andati appunto per... Sì, indifferentemente che il film fosse bello o brutto, sono andati a vedere perché per Joker... Stessa cosa per Harley Quinn e tanti altri film, quindi questo è proprio un dato di fatto, cioè non c'è da ragionarci su, quindi sì, li capisco. E basta, questo è stato... Tra l'altro, un piccolo dettaglio, un attimo al discorso di Batman, mi piaceva l'icoletto, mi piace tanto perché assomiglia tantissimo da quel tonalità di vampiro, di Dracula. È appena uscita una serie bellissima, un capolavoro su Netflix di Dracula, che io adoro, però mi piace stuzzicare qualcuno, ma è bellissima quella serie lì, e quindi ha quell'effetto vampiresco dark che ci sta. Tra l'altro, notate una cosa, Batman è un... Cos'è Batman? Si ispira un po', quindi si collega. E si collega anche con un'altra cosa, lui... L'attore che è diventato famoso per cosa? Twilight. E cos'era su Twilight? Vampiri che sbellucci. Cavolo di vampiro. Che sbellucci. Tutto torna. Quindi vedremo. E destino. Esattamente. Itan, ho capito, grazie per la risposta. Esattamente, l'esempio che ha fatto benissimo Marius per quanto riguarda Joker. Come dico e ridico, ribadisco, se quel film non lo chiamavano Arthur come dovrebbe essere stato chiamato, non avrebbe avuto il successone che ha avuto con il nome di Joker e soprattutto l'incasso. Purtroppo il nome attira, il nome serve perché la gente deve andare a vedersi il film. Bello o brutto, però la gente deve andare a vederlo. E quindi è così. Sì, bene, tra virgolette, io direi... è considerato anche perché sì, non è facile fare questa cosa qua. Perché anche se metti un nome, comunque deve essere un nome che attira e poi tanti sponsor, tanta pubblicità. Quindi sì. È tutta una catena, ragazzi. È tutta una catena. Vediamo alle 15. Deve essere anche. Deve aver testa. Esatto. Harley Quinn sta incassando, è un flop totale il film di Harley Quinn, l'ultimo film di Harley Quinn. E non è malissimo. Non mi ha dispiaciuto, mi ha intrattenuto. Come film di intrattenimento, sì, ci sta. Ci sta, però ha un flop totale. C'è un flop totale su quel film. Io saluto Marius che deve andare. Ci vediamo. Ciao Mario. Grazie per essere stato. Ciao, ci ragazzi. Vediamo alla prossima. Ciao Mario. Bella. Ciao. Bella. Quindi, Beppe, a te la parola e dopo possiamo chiudere la puntata se non abbiamo altre domande. Intanto pensate alle domande e scriveteci in chat. A te la risposta. L'altra sera sono andato a vedere anche io Harley Quinn finalmente.
Non mi è per niente dispiaciuto, ti dico, come film. Devi rispondere ancora alla domanda di Ethan, comunque. Vabbè, scusami. Allora, che dire, il business è business alla fine. Se vanno a far film su personaggi secondari, mi spiace, ma non mi incassano come vorrebbero. Se non mi incassano, non fanno più film. Non c'è tanto da dire. Solo Bene, business. abbiamo ancora esattamente 5 minuti e già che ci siamo, possiamo sprecare 5 minuti per parlare, già che ci siamo, del film di Harley Quinn, Beautiful Bear, le strabilianti, sul nome con tutto il titolo di Harley Quinn. Quindi parliamo del film di Harley Quinn. Dedichiamoci questi 5 minuti, quindi faremo spoiler, quindi chi non l'ha visto o chi non vuole andare a vederselo, sappiate che spoileremo qualcosa di spoileroso, stra grande a spoiler. Tranquilli, io chiudo un attimo di finestra prima che il computer mi scoppi. Bene, allora io sono andato a vederlo, non mi è dispiaciuto, mi ha stupito, forse lo ritengo migliore di Suicide Squad 1, mi ha trattenuto, molto semplice l'intro col Joker stile cartone animato, ci stava tutta. E la rottura, gli altri personaggi che tanti si lamentavano che non erano troppo simili ai famosi alter ego dei fumetti o delle varie serie TV uscite dell'Arrowverse, però tutto sommato a me non mi è dispiaciuto. E se non ricordo male, fuori dall'Italia è vietato ai minori di 14 anni per alcune scene che onestamente sì, ci stanno. Quel minimo dark ci sta. Io lo considererei il film Deadpool, chiamiamolo così, il Deadpool della DC. Potrei considerarlo così. Però merita, è molto caruccio, merita, maschera nera, ci sta tutto. Zaz non è il Zaz che abbiamo conosciuto nei videogiochi, però nel complesso ci sta. Per il resto, scena, trama molto basica, trama è molto basica, nel senso molto basilare, ma ci può stare. Però finché intrattiene, vai con aspettative basse, però intrattiene. Ti lascio la parola a te e anche e soprattutto il primo piano a te. Allora, come stavo dicendo prima, sotto domanda sera Ti avete visto blocco un Harley Quinn. secondo, perché Ethan ci lascia. Ragazzi, vi saluto. Grazie, buona serata. Grazie a te per averci seguito. Ci vediamo magari in qualche fiera in zona o magari anche nelle prossime puntate e nel caffè live. Ti riprendo il primo piano, Grazie, lascio la parola. Ethan. Allora, dicevo, sono stato l'altra sera a vedere il film di Harley Quinn. Non avevo troppe aspettative, però mi è piaciuto anche molto di più di Suicide Squad. Dico, non ho apprezzato il personaggio di Zaz, anzi mi sembrava solo una chicca isterica, ho detto, papale. Il cattivo ci stava. Harley Quinn non mi è per niente dispiaciuta, sì, dal punto di vista di recitazione e tutto. Ho apprezzato tanto che abbia chiamato la iena Bruce. Un altro bellissimo personaggio che io ho adorato, la Iena. Fatta La iena. molto bene. Sì, molto molto bene. E non mi è piaciuto che abbiano sbagliato a tradurre, sì, tradurre con la rinascita di Harley Quinn, perché in realtà nella traduzione vera sarebbe l'emancipazione di Harley Quinn. Non so se l'avevi notato, Stefano è scomparso. Sono qua. Ah, Anche ok, lui. no, Ci mi hai sono, ci risposto. sono. Non ho capito, scusa, mi dica.
Ah, non so, ti eri accorto che avevano sbagliato, loro hanno tradotto la rinascita di Harley Quinn, Sì, quando non in so perché realtà doveva. in Italia è stato tradotto con quel titolo cortissimo che è uscito, che è impronunciabile, tanto che adesso è stato cambiato perché la gente, o per il titolo o per altri motivi, non è andata a vedere il film. Quindi, e onestamente, vedendo il film, dopo aver visto il film, diciamo che il titolo ci sta mettendo Harley Quinn, perché alla fine la protagonista principale di scena è Harley Quinn. Quindi ci sta. Non è tanto da dire. Penso che quando uscirà Suicide Squad 2, che abbiamo già visto le sue nuove vesti, non so se ci sarà magari un riavvicinamento con Joker, ma credo di sì. Sappiamo che il buon Jared Leto ormai è passato alla concorrenza, è andato alla Marvel a fare il buon vampiro, che ormai i vampiri vanno di moda e quest'anno, il 2021, sarà l'anno dei vampiri, dei pipistrelli, quindi tornerà. Tra l'altro, adesso per lasciarvi con una cosa succosa, vi faccio vedere una notizia che tra l'altro ho trovato anche su internet, nerd di netacaffè.it, proprio Harley Quinn. È come sono pubblicato l'articolo dell'immagine di Harley Quinn come su Suicide Squad 2. Quindi apparirà con il bellissimo costume classico, e io conosco una persona senza far nomi che adora questo costume, che finalmente vediamo il look di Harley Quinn come l'abbiamo visto nei fumetti e nei come l'abbiamo conosciuto. Quindi ritorneremo un po' alle origini comics del Harley Quinn. Quindi Suicide Squad 2, sperando che sia anche un po' vietato ai minori, come fosse Harley Quinn, quello che è il cinema, speriamo che sia così, però ritorna il costume classico di Harley Quinn. Quindi vi ho dato Beh, anche questa piccola chicca. Prego. questo interrompo un attimo. Nel film di Harley Quinn, non so se hai notato, nella, diciamo, nella battaglia finale, lì nella struttura, insomma, Harley Quinn ha usato come arma quella specie di martello, di giocattolo. Non so se sarà, Sì. magari, sarà quel martello che poi userà magari più avanti. Non si sa. Tra l'altro c'è una mini micro, chiamiamola così, scena dopo i titoli di coda, che c'è una frase che dice tutto come dice niente. Non è, sappiamo che non è collegato al Batman che parlavamo prima, questi film, non è collegato al Joker. Quindi sono tutti film a sé stanti. Quindi Batman è per i cacchi suoi, Joker è per i cacchi suoi, Harley Quinn è collegato al mondo della DC Universe che è uscito fino adesso. Quindi è un po' a sé stante le cose. Che si colleghino, non penso. Sono stili diversi e non si collegherebbero bene. Quindi è un po' a sé stante la cosa. Deve aggiungere qualcos'altro? Possiamo andare in chiusura della puntata? Possiamo anche andare in chiusura. Bene. Allora, io ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito, grazie di tutto, grazie per i commenti. Abbiamo fatto esattamente 59 minuti e 17 secondi live. Siamo peggio degli orologi svizzeri, ma supereremo sicuramente il minuto. Perché? Perché io vi ricordo di seguirci sul nostro sito internet www.nerd-caffè.it e naturalmente seguirci sui nostri social, Facebook, Telegram, Twitter, Instagram e sul canale Telegram, lo ripeto per la seconda volta perché non dovevo dirlo prima, ma dovevo dirlo adesso, dove le notizie temporali pubblicate sul sito internet sono in contemporanea condivise anche sul canale Telegram, quindi in tempo reale siete aggiornati sulle notizie appena esce che abbiamo pubblicato sul nostro articolo. Vi ricordo anche che se volete essere ospiti di Nerd Café Live, quindi venire a parlare insieme a me, insieme a Beppe, insieme a Marius, insieme a Matteo, insieme a Michael, a Miriani, insieme a Marco, insieme a tanti altri ospiti che ci sono nel gruppo, voi ci scrivete un messaggino sui nostri social, preferibilmente Facebook o Instagram. Noi vi mettiamo dentro il gruppo WhatsApp degli ospiti e in base alle vostre disponibilità, conoscenze, passioni, cui volete parlare nella diretta, voi sarete in live con noi. E tra le altre cose, vi ricordo che questa è la DC Tube.
ma ti tolgo il banner perché te l'avevo messo, quindi potevi leggere. C'è una cosa che manca da dire. Allora, cos'è che manca? Vi ricordo che il mercoledì sera alle 21:30 Nerd Caffè Live è in diretta, quindi se volete scriverci in diretta, ascoltarci in diretta e tutto quanto, potete farlo il mercoledì sera sul nostro canale YouTube alle 21:30, mentre se state vedendo questa puntata in qualsiasi altro giorno che non sia il mercoledì programmato per la live, è una premiere oppure è negli archivi di Nerd Caffè sia su Facebook che su YouTube. La premiere è alle 21 su tutti e due i social, quindi in tempo reale sia su una parte che dall'altra potete vederci e commentarci, ma la diretta vera e propria è il mercoledì alle 21:30, dove possiamo rispondervi ai commenti in tempo reale. Bando alle ciance, io vi do l'appuntamento per mercoledì prossimo, salvo imprevisti, salvo altre cose, argomenti non li sappiamo, vediamo cosa usciranno questa settimana. Io ringrazio Tobia che ci sta salutando. Sta salutando anche Tobia. Ci ringraziamo Tobia, il nostro fan, il nostro mascotte. Ringrazio. Ciao, mi sento un po' Tobia che sta parlando, non è Tobia che sta parlando, ma Tobia è quello che abbaia. Io ringrazio. Ciao Wally, vediamo anche la Wally in diretta, vediamo Tobia in diretta. Ringrazio Beppe, ringrazio Tobia, ringrazio la Wally che mi sta uccidendo, ma va bene. Ci vediamo, ragazzi. Un bacione. Se sopravviverò. Ci vediamo mercoledì. E naturalmente sigla.